Una terra di acqua e di fuoco, la Val di Cornia, torrenti e boschi da cui ricavare legname, carbone, le colline ricche di metalli e appena al di là del mare il ferro dell'Isola d'Elba. Il destino di questo territorio è stato il ferro, un filo rosso che ha legato per secoli la storia di questa terra dalla preistoria agli altiforni moderni, passando per il periodo etrusco e romano. Populonia, unica città etrusca affacciata sul mare, è stato il luogo ideale per sfruttare queste ricchezze straordinarie. Il rame e l'argento del Campigliese e il ferro dell'Isola d'Elba sono stati la ricchezza del popolo etrusco. Hanno caratterizzato l'economia e la cultura di questo territorio, così come la metallurgia ne ha segnato la storia e l'ambiente. Tuttavia, se a Populonia si lavoravano fin dall'VIII secolo a.C. i minerali di rame, piombo, argentifero e stagno estratti dalle colline del Campigliese, la città fondò in realtà la sua ricchezza economica sulla lavorazione del minerale di ferro proveniente dall'Isola d'Elba, trasportato via mare, sulla terraferma, sulla spiaggia di Baratti, per essere poi lavorato. Inizialmente noi sappiamo per certo che c'era un'attività di lavorazione del ferro anche sull'Isola d'Elba, evidentemente, cioè laddove si produceva, dove si scavava il minerale. Questa attività però, come è evidente, presupponeva un uso importante, cioè un quantitativo importante di legname per il carbone di legna, che era essenziale, che percentualmente era anche in quantità, serviva anche in quantità più rilevanti rispetto al minerale. Quindi dopo un certo periodo, un periodo durante il quale non a caso l'Isola d'Elba veniva chiamata Italia la Fumosa, si decide di spostare il minerale di ferro piuttosto che spostare il legname e quindi questo minerale comincia a essere spostato sulla costa, in particolare nella zona del Golfo di Baratti, ad essere lavorato lì dove viene lavorato per secoli e da dove verrà riportato all'Isola d'Elba nel Novecento, in quella fase in cui si recupera questo ferro che conteneva un'alta percentuale ancora di metallo, dato la tecnologia con cui era stato estratto, si recupera questa scoria, quindi questa sorta di minerale artificiale, e lo si riporta all'Isola d'Elba dove c'erano le ferriere. Dopo oltre cinque secoli di attività metallurgica, le colline affacciate sul Golfo di Baratti, dove sorgevano le tombe dei principi etruschi, vennero interamente sepolte da cumuli di scorie della produzione antica. Le vecchie fotografie del Golfo di Baratti restituiscono un'immagine di un paesaggio incredibile. Colline brune formate da cumuli di scorie di ferro piombano a picco sul mare e ancora oggi la spiaggia ha un colore antracite e brilla quando è colpita dai raggi del sole. E non è un caso che le necropoli che oggi si possono visitare all'interno del parco archeologico, la necropoli di San Cerbone e del Podere Casone, sono state trovate proprio al di sotto di una coltre di scorie che si erano depositate anticamente durante le fasi di lavorazione del ferro. Queste scorie, è stata fatta una stima durante il Novecento, nel periodo in cui furono recuperate per un'ulteriore produzione di ferro, e si stima una quantità di circa 4 milioni e mezzo di scorie che, sulla base di una serie di calcoli ovviamente ipotetici, dovrebbero aver portato alla produzione di 3 milioni di tonnellate di ferro. E questo ce la dice lunga sull'importanza di questa produzione per la storia di questo territorio. Una produzione che non si esaurisce nel periodo etrusco, che prosegue per tutto il periodo fino sicuramente al III e II secolo a.C., quindi anche nella fase di dominazione romana, in cui evidentemente il ferro era importante e strategico, lo è sempre stato e lo è tutt'oggi, quindi immaginate quanto poteva esserlo allora, ma in realtà con alterne vicende legate anche alle attività minerarie che in certi periodi sono state poi interrotte, è andata avanti fino al 1900, fino alla nascita delle acciaierie di Piombino. Nelle miniere del Campigliese gli Etruschi scavavano pozzi e cunicoli per inseguire filoni di minerale, partendo dagli affioramenti esterni e privilegiando masse di mineralizzazione più facilmente estraibili, il cosiddetto morbidone. Dove incontravano masse mineralizzate importanti venivano create le sale di coltivazione, i cosiddetti vuoti, lasciando talvolta dei pilastri, risparmi di minerale per evitare il rischio di crollo.
Il lavoro minerario degli Etruschi è oggi ripercorribile nelle miniere del Parco Archeominerario di San Silvestro a Campiglia Marittima. Qui, attraversando la miniera del Temperino, si incontrano i tortuosi cunicoli del periodo etrusco che vanno ad incontrare i vuoti di coltivazione dei periodi successivi. La miniera del Temperino, che nel suo aspetto attuale ricalca quella che è la tecnica utilizzata nel 1800 e nel 1900, in realtà va a tagliare dei vuoti di estrazione di epoca etrusca, perché gli etruschi utilizzavano una tecnica che si chiamava a seguire il filone, cioè partivano dalla superficie riconoscendo la roccia metallifera e la seguivano in profondità. Quindi questa galleria più superficiale va proprio a tagliare i pozzi scavati dagli Etruschi nel VII, VI, V secolo a.C. E nella miniera del Temperino si può ammirare un pilone di crisocolla minerale dal particolare colore turchese. Questo minerale serviva agli Etruschi per le preziose lavorazioni in oro che oggi sono custodite nel Museo Archeologico del territorio di Populonia e ritrovate nella necropoli di San Cerbone. L'oro è un metallo nobile, per cui è anche valenza quasi sacra, e di oro si adornavano soprattutto le signore. Qui di fronte avete il corredo della tomba delle orificerie che è visitabile nel Parco Archeologico di Baratti. La tecnica dell'oro lavorato a granulazione è una tecnica antichissima, risale al 3000 a.C., ma gli Etruschi la portarono alla maggior esperienza possibile, perché oltre alla granulazione facevano anche il pulviscolo, che si tratta di una tecnologia ancora più raffinata, cioè una granulazione con sferette ancora più piccole. E qui ne avete degli esempi con questi bellissimi pendagli a forma di ghianda, e se noi ci pensiamo la ghianda è proprio tipica della nostra macchia mediterranea, quindi gli Etruschi erano anche buoni osservatori della natura che li circondava. Nel parco archeologico si ripercorre la storia di Populonia con le sue necropoli, le cave e i quartieri industriali. I percorsi oggi come nell'antichità seguono strade basolate, attraversano boschi e macchia mediterranea e si aprono su inaspettati scorci rivolti alternativamente sul Golfo di Baratti o sul mare aperto e l'isola d'Elba. Nella necropoli di San Cerbone spicca tra le altre la monumentale tomba dei Carri con i suoi quasi 30 metri di diametro. Le tombe di quest'area risalente al VII secolo a.C. sono sepolcri familiari appartenenti alle famiglie dell'aristocrazia. Ci sono tombe a Baratti, si va a mettere la tomba dei Carri, ci sono delle bighe enormi che rappresentano quella Ferrari di oggi, no? Questi ricchi produttori di oggetti di ferro o vino, eccetera. Allora si arricchivano e potevano permettersi l'uso di importare dall'Oriente anche l'automobile, dell'ultimo tipo di automobile, che era la diga che era fatta anche di decorazione di ferro, che il ferro era più raro del rame e dei derivati del rame, del bronzo, eccetera. Per cui si vedeva la ricchezza di questo carro, per esempio la tomba dei Carri. Populonia è fatto con ci sono delle lamine di bronzo, no? Con rilievi, no? E gli ornamenti sono di ferro, perché era più raro il ferro che del rame, sì. Quindi si vede la ricchezza di questa gente e si esprime con i beni che potevano acquistare. Molti dei reperti ritrovati tra gli antichi corredi sono esposti a Piombino al Museo Archeologico del territorio di Populonia. Il museo, attraverso suggestive ricostruzioni delle attività umane e degli ambienti antichi, illustra le trasformazioni del paesaggio del promontorio di Populonia, dalla preistoria all'età moderna, grazie agli oltre 2000 reperti esposti, tra manufatti preistorici, reperti provenienti dagli scavi delle necropoli etrusche di Populonia e materiali di epoca romana, inseriti all'interno di un percorso didattico con supporti multimediali e interattivi, ricostruzioni di ambientazioni antiche e una ricca documentazione grafica. E dal Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino il nostro viaggio nella terra di acqua e di fuoco si conclude tra i meravigliosi paesaggi che solo questa terra può dare.